Dario Ballantini, livornese, classe 1964, è un trasformista comico. Nel 1982 partecipa ad una trasmissione radiofonica come giovane imitatore in una radio locale. Esordisce nel 1983 in teatri e cabaret. Partecipa a programmi come Ciao Gente, condotto da Corrado su Canale 5, imitando Berzot e Falcao. Nel 1989 si esibisce nel programma Star 90 in onda su Rete 4, vincendo il concorso per giovani talenti. Dal 1994 partecipa al programma di Antonio Ricci Striscia la Notizia su Canale 5, dove inizia le sue imitazioni di personaggi caricaturati come Ignazio La Russa, Dario Fo, Paola Borboni, Vittorio Cecchigori e molti altri. Nel 97 si esibisce in teatro con Petrolini Petrolini, atto unico tratto dalle opere di Ettore Petrolini, adattamento e regia dello stesso Ballantini e Stefano Cavallini. Dal 1997 il grande successo di pubblico, sempre nel programma Striscia la Notizia, grazie all'imitazione dello stilista Valentino, a cui faranno seguito nelle successive edizioni il garante della privacy Rodotà, Margherita Hack, Gianni Morandi, Vasco Rossi, Nanni Moretti, Gino Paoli, Roberto Cavalli, Adriano Pappalardo e ultimamente con Valentino Rossi, il principe Vittorio Emanuele III di Savoia, Michela Vittoria Brambilla e nuovamente con Nanni Moretti ed Ignazio La Russa. Ultimo in ordine di tempo, il ministro Maroni. Nel cinema ha interpretato ruoli in alcuni film, quali Baci e abbracci di Paolo Virzì e Svitati di Ezio Greggio e Mel Brooks. Nel 2008 ha interpretato un ruolo nella fiction Un medico quasi perfetto e un ruolo fisso nella fiction Carabinieri 7 in onda su Canale 5. Ballantini è un pittore legato all'espressionismo ed ha esposto in diverse gallerie dal 1986, ottenendo importanti consensi critici. Ho iniziato a 19 anni circa, anche un po' prima, a una radio privata di Livorno che si chiamava Radio Flash. Quindi è proprio il primo amore, è stato davvero quello, o comunque il primo posto che mi ha dato la voce. Senti Dario, tu nasci come imitatore? Sì, diciamo, a parte un po' di teatro dialettale e anche comunque il fatto della pittura, perché io dipingo anche, comunque lo spiccato senso dell'imitazione ci ho sempre avuto. Ma senti, ma da piccolo già è uscito fuori questa predisposizione? Sì, è uscita, guarda, io addirittura c'ho un lontanissimo ricordo di mio nonno che siccome faceva l'attore amatoriale, partecipò a uno spettacolo dove c'era il grande Paolo Panelli, che allora in TV era molto famoso, sì. E ci portò a conoscere nel camerino e mi ricordo esattamente la frase in cui gli disse: guarda, se Paolo Panelli, fagli il verso, digli come fa che gli fa il verso. Quindi avevo 4 anni addirittura, sì. Giovani. Ti ricordi le prime imitazioni proprio da piccolo? Riguardavano la radio, perché io ero appassionato di Alto Gradimento, il programma di Abbo e Boccompagni, Bracardi e Marenco, sì. E facevo le imitazioni di Bracardi, quindi e di Totò, quindi le prime sono queste, poi Lucio Dalla e poi la prima apparizione televisiva a 19 anni facevo Berzot, che non c'entrava un cavolo, era Ma che reazione hanno avuto, specie all'inizio, questi personaggi che tu insomma andavi ad imitare, ai quali ti avvicinavi, no? Così truccato. Ma quando mi sono avvicinato i primi anni con Valentino, cioè, era nata proprio la moda di Valentino e erano stati i miei anni, diciamo, dove ho, come si dice, bucato il video. Quindi erano tutti contenti di far parte dello sketch. Come stai, caro? È un piacere. Io sono sempre in pista, caro, sai? Anche se ho una certa età, pensavo di aprire una casa di moda di riposo. Cosa dici? Io sono l'uomo giusto per la tua iniziativa. E allora, incontriamoci, caro. Magari su un divano. Non sei superstizioso? No. Sono superstizioso solo se vedo attraversare un gattinone nero. Giucas, tesoro, mi devi aiutare. Dimmi, ho bisogno di una magia. Devo tornare forte, vigoroso come quando avevo 20 anni. Così ti do un bello schiaffone. Ma che sei matto? Ti vedo tanto volentieri. Qui sei feste, stelle come te, stelle filanti. Stelline. Io cercavo una stella, non una stella filante, ma una stella tirante. Che vuol dire? Non so, magari qualche ritocchino. Io non li ho no, fatto. Io ho bisogno. Io eh bisogno. Sì, tu sì. Oh, Renzo, come te? Ma io ti cercavo. Anche io. Devo venire. Ho detto, no, ma dove è finito Valentino? No. Ho bisogno di venire. Perché soprattutto stanno facendo, sì, tutte le stilate. Lo so. E ho cercato, andate a vedere da sangue. Ma fai un sarlo da me. Senti, volevo venire nell'orchestra italiana. Quando perché vuoi. Ho fatto tanti lifting, mi è avanzata tanta pelle. Se avete bisogno dei tamburi, ve la do. Senti, troviamo una canzone che puoi cantare. In francese no. Io amo molto il francese. Francese,
francese, francese. Canta la mer, che canta la mer, è una canzone francese, però ti abbronza la mer. Mi abbronza la mer, ma la mer è un colore un po' la mer, non no, vorrei, ho detto no. La mer, no, non la mer. No, no, tu mi offendi. Ho detto la mer. Senti, primissimi tempi, quando anche a volte mi scambiavano per quello vero, insomma, un po' di imbarazzo sulle incursioni c'era. Ma poi è capitato. Le vittime invece, dove sono andato proprio io, truccato da loro, cioè tipo quando ho fatto Vasco Rossi con Vasco Rossi, Morandi con Morandi, o Pali con Pali, quelli sono momenti per me indimenticabili, spero anche per gli spettatori. Ho abbracciato la Bellucci adesso. Allora, come va? Grazie, mi sei contenta di questa unità d'Italia, questa cosa? Sì, sì, sono molto contenta, anche perché poi hai detto da te uno su mille ce la fa, no? No, tutti e mille ce la fece. Sai lo sbarco, ti ricordi? E come no? C'era un ragazzo che come me amava Bixio e Ironis. Bella, ma se sei anche intonato? Sono intonato, beh. Perché mi avevano detto che eri stonato, mi avevano detto. Canzoni stonate. Te la ricordi? Sai che io non me la ricordo. Ma senti, qual è tra questi, te l'avranno chiesto sicuramente molte volte, però è curioso, quello al quale forse sei più affezionato o comunque al quale ti senti più vicino? Guarda, allora, siccome Valentino ha aperto la strada a tutti, devo dire che Valentino è quello che è piaciuto di più, mi tira fuori la comicità più popolare. Però, se devo dire a gusto mio, Gino Paoli, Nanni Moretti... Senatore Franco Marini, quelli un po' più difficili da far ridere. Stai preparando altri? Chiaramente non mi dirà niente, immagino, in anteprima. Guarda, no, dico che non ne sto preparando altri, non perché finché Maroni tiene così e la brambilla, vedo che... Anche teatro. La differenza tra teatro e TV per te, e se ad oggi, facendo molta TV, chiaramente essendo conosciuto tanto in televisione, preferisci in un certo senso la televisione al teatro oppure hai un po' di nostalgia? Ma guarda, allora ne ho fatto poco, quando l'ho fatto era parziale o era teatro dialettale. Quello che faccio con i spettacoli dal vivo, con la band di trasformismo, non si può chiamare teatro in senso aulico, perché comunque cambio otto repertori, insomma non è una cosa così come una stagione teatrale. Io ho dovuto dire dei no grossi e spero di non rimpiangerli mai, una a Proietti e una a Gabriele Lavia, perché credo che si debba fare seriamente. Se faccio Striscia, che mi occupa 200 giorni l'anno, non credo che si possa anche fare teatro, insomma. Lo dovrei fare. Ti hai appena parlato di pittura, mi ha dato un gancio perché è un aspetto di Dario che mi interessava un po' che uscisse. E se tu sei un pittore, sei appassionato di pittura, senti, no, ho letto proprio il pittore anche. Fai il pittore, fai. 26 anni. Hai esposto in diverse gallerie dal 1986. Anche ora c'ho una mostra a Torino. Andatela a vedere da qui, magari non lontano. Senti, ma diamo un appuntamento, ci ascoltano anche in streaming. No, c'è una mostra che è iniziata il 26, arriva fino al 12 aprile a Galleria La Telaccia a Torino, che è vicino a Piazza Statuto. Ci sono le ultime mie opere, ma poi comunque ce l'avrò fuori salone a Milano, farò una mostra a Cortona d'estate. Insomma, ho il sito dove ci sono scritte tutte le mie mostre. A che tipo di arte ti sei avvicinato e proponi? Dunque, io sono vicino all'espressionismo e spiego perché alla radio è un po' difficile. Non è una pittura descrittiva di quello che si vede, ma di quello che si sente. In genere i miei quadri sono figure umane in un caos di colori e disegni dove non si capisce bene se siamo appunto nel caos o si sta vedendo la faccia o il volto di una persona. Questo è il mio tema.